L'unico modo, e questo mi rivolgo al Ministro, per cambiare questa situazione è cambiare le leggi, eliminare il sistema del braccialetto. Il braccialetto non serve a niente. Non vogliamo che le fiaccolate siano semplicemente un momento retorico, ma diventino un momento concreto in cui riflettere e agire soprattutto. Questo cero bianco che deponiamo è il cero che la signora Celeste accendeva tutte le mattine prima di uscire perché temeva per la propria vita. Ecco, noi come amministrazione comunale non solo oggi vogliamo far sentire l'abbraccio e il calore di tutta la comunità sanseverese che si stringe intorno a questi 5 figli, ma vogliamo agire concretamente in consiglio comunale per sensibilizzare il Parlamento affinché possa riflettere concretamente sull'utilità del braccialetto elettronico, sul rivedere alcune disposizioni normative ad esempio, ma soprattutto noi come amministrazione comunale dobbiamo impegnarci nel campo della prevenzione, quindi promuoveremo a breve un corso di educazione alle relazioni nelle scuole di ogni ordine e grado di San Severo e stileremo già la settimana prossima un protocollo d'intesa con il Tribunale per i minori di Bari che vorrà attivare qui sul territorio di San Severo che è così stato sporcato di sangue un pronto intervento, cioè uno sportello che metta in rapida relazione, al di là di tanta burocrazia, le famiglie, i minori con il Tribunale. Una vicinanza dovuta ma anche sentita. Sicuramente sentita, non siamo convinti della valenza fattiva di questo tipo di manifestazione, vuole essere vicinanza comunque, vuole essere ci siamo, speriamo che serva in maniera fattiva, non è possibile che non funzioni un braccialetto, c'è sempre un motivo per cui si arriva tardi, ci siamo, non uso termini brutti ma veramente stancate di questa cosa qua, ma non esiste, non voglio farle più ste faccolate. Iniziative come queste servono sicuramente a smuovere le coscienze e soprattutto a non dimenticare un ennesimo sacrificio che comunque purtroppo sono notizie che quotidianamente affollano tutti i telegiornali, non è un episodio isolato questo purtroppo e sicuramente siamo qui stasera sicuramente per smuovere le coscienze e credo che da qui si può ripartire come territorio e poi magari espanderci con altre iniziative anche più forti a livello nazionale. Però la cosa importante, come ha ricordato anche il sindaco di Lesina, bisogna tutelare le vittime e non aspettare che episodi del genere poi accadano. Faccio fatica a parlare. Le parole dei figli ci tracciano una strada e ci inchiodano a delle responsabilità. Risuona forte il passaggio della minore, delle figlie, quando denunciando la rinuncia della mamma ad accedere ad una casa rifugio, giustamente fa una riflessione. La casa rifugio perché? Perché è la vittima di una violenza che deve scegliere per sé e per i propri figli una prigione? Si tratta senza dubbio di soluzioni estemporanee, ma che non sono definitive e risolutive del problema. Il problema va risolto a monte, va risolto con un processo educativo e culturale importante, va risolto a monte con delle leggi che frenino in maniera incisiva i maltrattanti.